Noi non abbiamo occupato nessuna commissione, noi come parlamentari, Come no, almeno avete provato a farlo. come nel nostro diritto possiamo seguire anche in 100 i lavori delle commissioni. Se poi Però la non ci si può commissione sedere sul sbaglia tavolo della presidenza, no? sono agibili, si va in un'aula più grande, tutto qua. Però non ci si può sedere sul tavolo della presidenza, lei questo come lo definisce? Questo l'abbiamo fatto, i miei colleghi l'hanno fatto alla Camera dei Deputati, occupare i banchi della Presidenza. Ci sono anche immagini in cui ci sono Nelle dei Movimenti 5 commissioni. Stelle che si erano seduti o si erano comunque messi davanti al tavolo della presidenza, ad esempio in affari costituzionali. Questo noi lo chiamiamo rispettare davvero le istituzioni, resistere, e la resistenza, come sappiamo, è creazione. Noi dobbiamo fare una rivoluzione rispettando il regolamento della Camera e le istituzioni. Questo è un atteggiamento Oggi violento, no? Impedire ai colleghi di da noi poter discutere le l'atteggiamento leggi. violento. L'atteggiamento violento è la tagliola che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana la La Boldrini ghigliottina. ha messo la ghigliottina, che nella storia della Repubblica Italiana non era mai stata messa prima, e facendo un atto di imperio la Boldrini l'ha posta, imbavagliando di fatto le opposizioni e regalando così 7 miliardi e mezzo alle banche Se in ad cambio esempio della il riforma. PDL avesse occupato l'aula del Senato oppure la giunta per le elezioni durante la discussione della decadenza, voi come avreste reagito? Noi avremmo in nessun modo, cioè nel senso ognuno pensa di fare il percorso che vuole. Noi pensiamo che le nostre battaglie siano giuste, crediamo di essere nel giusto, riconosciamo le istituzioni democratiche, rispettiamo le loro funzioni legislative davvero, perché noi vogliamo che il Parlamento legiferi, e questo non lo permette il governo, non lo permette la Boldrini, non lo permette Napolitano. Ecco perciò la richiesta di questa mattina.